50 studenti hanno avuto e avranno la possibilità di partecipare a degli stage qui a Tor Vergata. Qual è l'obiettivo dell'iniziativa? L'obiettivo è quello di far capire ai ragazzi, al di là delle lezioni frontali che si hanno nella scuola, che cosa vuol dire essere coinvolti in un'attività di ricerca, che cosa vuol dire affrontare un problema complesso, mettendo insieme anche competenze interdisciplinari, che cosa vuol dire fare la vita di un ricercatore. In un certo senso, gli studenti stessi a scuola sono dei ricercatori perché ogni giorno imparano qualcosa di nuovo e allargano il fronte della loro conoscenza. Spesso non hanno però la consapevolezza che quello che stanno facendo è un ampliamento delle conoscenze. Quando si entra in un laboratorio si ha una sorta di impressione di stare, diciamo, sulla frontiera e l'uso di certi strumenti e di certe metodologie sicuramente li ha molto motivati. Il piano delle lauree scientifiche ha anche quindi l'obiettivo di avvicinare i ragazzi a materie che a volte sembrano ostili ed è stato anche rifinanziato. Sì, il piano lauree scientifiche è stato rifinanziato estendendo il campo d'azione dalle materie cosiddette delle scienze dure, questo già l'aggettivazione dà un'idea della percezione che i ragazzi hanno, cioè dalla matematica, alla fisica e alla chimica, anche alle scienze biologiche, alle biotecnologie e alla geologia, che è un altro campo che soprattutto in Italia è estremamente importante sviluppare. Anche qui l'idea è di far capire meglio che cosa vuol dire studiare fisica, che cosa vuol dire essere fisico, biologo o chimico, con un'attitudine a mettere le mani in pasta e quindi a partecipare nei laboratori. Lo stage, in un certo senso, è un'esperienza che porta, come dire, la filosofia del PLS su un'iniziativa pilota che copre 2 anni di attività, con uno stage doppio, in cui i ragazzi si ritrovano, e questa è una cosa estremamente bella di avere studenti che vengono da tutta Italia, che si ritrovano poi 2 volte e che possono poi concludere una tesina per l'esame di Stato.